è un'ora di conversione. E la conversione non riguarda gli altri, riguarda noi. Questa è la decima rupe nazionale, questa per me è la settima rupe. La seconda. Prima rupe. Terza rupe. Quattro volte. Praticamente a nove. La seconda. La rupe francescana è un incontro di amici triennale che si svolge qui a casa di San Francesco, è un pellegrinaggio dove si gira e si prega sui luoghi di San Francesco. Credo che la rupe nazionale sia il luogo all'interno della quale posso trovare veramente degli strumenti per andare in fondo al mio cuore. È un momento di incontro con gli altri, ma soprattutto riscoperta in me stesso. Ma due giorni di vita insieme, tanti altri vecchi lupi per poterci un po' rigenerare. L'interesse per una cosa nuova in un posto come questo sicuramente è un motivo più che valido. Noi, soprattutto vecchi lupi, abbiamo bisogno di trovare sempre nuove energie per poter meglio servire e poi offrire il nostro servizio ai più piccoli. Un bravo lupo io voglio diventare e la promessa per sempre rispettare. Gentile e più cortese con tutti io sarò, la buona azione sempre farò. Il motto della rupe, l'attenzione tridimensionale, è stata sintetizzata da un passo preso dalle fonti francescane: vedere il tutto in tutte le cose. Innanzitutto è un'esperienza per me, perché se io come capo per primo non vivo un'esperienza forte di fede, non potrò mai trasmetterla ai lupetti che vivono vicino a me. Partendo però dalla critica individuale si riesce a mettersi in comune e fare quindi anche il punto di quella che è la risposta della branca lupetti alle sfide che il mondo oggi pone. Ciò che vi qualifica innanzitutto qui come capi è la passione educativa. La centralità della sfida educativa è importante anche per noi come capi educatori, soprattutto per la nostra testimonianza che dobbiamo dare sia nel mondo scout ma soprattutto nel mondo dove viviamo tutti i giorni. Molto spesso i vecchi lupi sono abituati a guardare in avanti ed avere molta attenzione nei confronti dei lupetti. Meno attenzione l'hanno nei confronti dei vecchi lupi che gli sono di fianco, e invece c'è necessità di attenzione educativa nei confronti dei vecchi lupi e di coloro che ci sono a fianco. E tutte queste due attenzioni non avrebbero senso se non fossero strettamente radicate nella terza direzione, che è verso l'alto con il Dio Padre. Perché si educa uno a educatore nella misura in cui è, non nella misura in cui fa. Io ho sentito che questa consapevolezza è presente nei vostri cuori. Laudato mio Signore, per sorella nostra acqua, è lei casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed è bello giocondo e robusto e forte. San Francesco è il patrono dei lupetti proprio perché è molto vicino per il suo modo di essere ai lupetti, è facilmente comprensibile da loro. E il suo amore per la natura trova riscontro nell'educazione scout, in uno dei quattro punti dell'educazione scout è appunto attività natura. Questa città ha un'importanza essenziale. Incontrarci tra fratelli e farlo proprio qui ad Assisi, insomma, è tutto, acquista un'atmosfera particolare. Assisi è Francesco, nessuno verrebbe ad Assisi se non ci fosse stato San Francesco. Tutta l'arte che c'è, tutto quello che è nato poi grazie a lui, insomma. Ma Francesco è un uomo del Medioevo, non è un uomo contro il Medioevo. Rappresenta perfettamente la Chiesa del suo tempo. È straordinario come Francesco è nella Chiesa, a servizio della Chiesa, perché la Chiesa sia se stessa. I luoghi trasudano francescanità, i posti, ma anche le persone, devo dire, trasudano francescanità, e questo si respira, fa bene ai vecchi lupi e questo poi indirettamente fa bene anche ai lupetti. Laudato sì, mio Signore, per la donna che mi hai donato. Ella mi consola, mi sostiene e mi ha regalato due stelle. Laudato sì, mio Signore, per i tuoi insegnamenti e per la forza che ci dai di rialzarci e scoprire l'umiltà. Laudato sì, mio Signore, per i fratelli che metti al mio fianco. Perché ad Assisi ci ha aperto il cuore. Per la natura che ci circonda. Laudato sì, mio Signore, per averci chiamato ad una vita d'amore. Per il mare con le sue onde. Per la pista, per il sentiero e per la strada, la quale attraversiamo con fatica e speranza, con senso di condivisione.